quanto riguarda la responsabilità sociale, noi italiani siamo arrivati un po' più tardi rispetto agli altri, però abbiamo fatto un bel percorso, direi, negli ultimi 10-15 anni. Sicuramente l'esperienza americana, anglosassone in generale, è un'esperienza più matura, cominciata molto prima, perché in questi popoli, in queste nazioni, c'è una cultura della restituzione che è molto più marcata di quella che non abbiamo noi qui in Italia. Però ci sono dei percorsi che molte aziende hanno fatto. C'è innanzitutto una consapevolezza del fatto che il business non può essere staccato dal fatto di renderlo sostenibile nel tempo, quindi di ragionare in un'ottica che non sia soltanto l'ottica di breve periodo, che è stata piuttosto deleteria, diciamo, negli ultimi 20 anni. C'è un riacquisto di consapevolezza in questo senso, quindi di guardare molto più lontano e guardare con la consapevolezza che di questo futuro devono far parte non soltanto gli azionisti o i clienti, ma anche una serie di interlocutori che sono gli altri stakeholder. E il percorso che è stato fatto, come dicevo, è stato un percorso abbastanza positivo. I giovani credo che in questo momento siano bombardati da tante notizie negative. Io tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se capisco che in questa fase si faccia un po' di fatica. Se si pensa alla propria evoluzione in un modo statico, ovvero in termini di quello che è l'accezione di lavoro tradizionale, che è il lavoro dipendente, o il posto sicuro, o il posto in cui si entra e ci si può rilassare, non è più questo il mondo. Era il mondo forse di 20 anni fa, era il mondo dei nostri genitori, ma non è il mondo di adesso. Bisogna essere consapevoli di quelle che sono le proprie capacità e quindi, diciamo, essere preparati, quindi uscire con una preparazione che non è soltanto la preparazione che dall'università, ma aiutarsi con la curiosità che per le cose che appassionano, guardare al mondo come a un insieme di opportunità, e non dico il mondo per caso, perché noi italiani siamo abituati a pensare ad avere il posto di lavoro spesso a 20-30 km da casa forse. Quello che c'è di disponibile non solo in Europa ma anche in tanti altri paesi sono moltissime opportunità che però vanno affrontate e cercate in un'ottica di rafforzamento delle proprie passioni, delle proprie competenze e soprattutto in un'ottica di gestione imprenditoriale di quello che è il proprio background e del proprio sapere. Chi è disposto a mettersi in gioco, e una persona giovane normalmente lo è, sempre che non abbia, diciamo, freni che a volte vengono soprattutto dalle famiglie, perché sono abituate a ragionare appunto secondo una logica che appartiene a un tempo che non c'è più, però chi approccia il mondo in questo modo sicuramente avrà grandi soddisfazioni.